Un saluto a Cricca e bentornato sui Music Fan. Ciao! Ciao Simone, ciao, grazie. Beh, diciamo che appunto eh, ne parlavamo fuori onda, c'è un po' di invidia positiva perché tu alle spalle hai il cielo e il mare, e sopra un ombrellone, quindi eh, direi che stai piuttosto bene. Sono nel, nel posto livello del mondo. Eh, sì, eh sì, sì. Eh, diciamo che la riviera, da questo, da questo punto di vista. Eh, beh, poi è conosciuta in tutto il mondo proprio per, per il divertimento e per, per la bellezza comunque e soprattutto per la positività delle, delle persone quindi questo credo che comunque anche il tuo sorriso sia piuttosto sintomatico <ride> sì lo è bene 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 torniamo a parlare di musica zero, zero drammi nuovo singolo cosa rappresenta nel tuo percorso artistico beh diciamo che arrivo da una, una pausa possiamo sì. dirlo l'ultimo singolo è stato sbagliato eh, ed è una, un segno di ripresa direi io eh, ho fatto delle, delle cose anche oltre alla musica a livello umano ho fatto dei viaggi eh, eh, mi sono riempito di cose eh, e poi con l'arrivo dell'estate ho deciso di, di donare un po' questo pezzo a, a, a tutti eh, ed è stato un dono che ho fatto anche a me stesso quindi eh, zero drammi diciamo che il titolo si spiega un po' anche da solo eh, sì, tra l'altro appunto è un brano molto personale, intimo, comunque dove non manca quella dose di speranza. Ma quanto è difficile per un artista scrivere pezzi che raccontano se stessi in maniera così diretta? Ma lo sai che io non, non credo sia una cosa difficile. Certo. Poi, poi dopo dipende, eh. c'è chi lo riesce a fare meglio e chi magari fa più fatica. Però io nei miei pezzi cerco, cioè faccio fatica a non parlare di me. E, e quindi metto sempre tutte le esperienze che ho vissuto o. Comunque, cose che mi toccano in prima persona, magari non sono io il protagonista, ma sono comunque cose molto vicine a me. E, e credo sia fondamentale anche per essere credibili in quello che, che uno dice, che, che vuole comunicare, perché sennò no, eh, diventa poco credibile. Assolutamente, no, sono d'accordo, ma tra l'altro per questo. Non è senso... autentico. Infatti, infatti, poi bene o male diciamo che l'autenticità, come era stato per sbagliato, come era stato anche nei singoli precedenti, è sempre stato un po' il punto di forza della, della tua musica, un po' il tuo marchio distintivo. Ma per quanto riguarda Zero Grammi, ti sei affidato appunto a Piero Romitelli e Francesco Picciano. Come è stato lavorare con loro? Allora, Francesco Picciano è l'autore con cui lavoro da, da sempre, dal sì. giorno zero proprio. Quindi è, quella è una collaborazione che è, è assodata proprio in, in questi anni. Siamo partiti proprio insieme. Piero invece è stata, eh, è stata la ciliegina sulla torta, ti direi proprio come frase fatta, perché eh, gli abbiamo portato questo brano e lui è riuscito, cambiando poco, eh, a renderlo migliore. E quindi questo per me è una vittoria, quando riesci a fare con poco e eh, dargli quella cosa in più, quella marcia in più, e eh, hai riuscito. Cioè, è riuscito benissimo in, in quello che ha fatto. Assolutamente, ma tra l'altro comunque quell'idea di condivisione, la condivisione artistica è sempre stata anche in questo caso un punto fermo del tuo percorso. Sì. Come si... Sì, sì, eh... divi, uh -huh. divi, divi appunto che beh, sono, sono sempre curioso di, di capire appunto la condivisione artistica per, anche per un cantautore quanto, quanto può essere importante lavorare sì. con altri. Beh, è, è, è bello perché... Io non credo di essere, cioè so, sono sicuro che non sono perfetto e credo di avere tantissimo da migliorare. E quindi prendere, è un po' come rubare qualcosina un po' a tutti. Ed è un, un arricchimento assoluto che per me è, è questo il bello della musica. Perché se no, se uno rimane nelle, nelle pro, nella propria comfort zone e dice, vabbè, quello che ho scritto io è perfetto, quindi va bene così, non ha bisogno di essere lavorato e rimani un po' nel tuo, non, non riesci mai a fare quel salto di qualità anche. E quindi, com come hai ben detto tu, nella musica lo scambio e la condivisione è alla base, secondo me, del nostro lavoro. Quindi perfetto, cioè, sono stato mo molto contento. E tra l'altro, per quanto riguarda la produzione, ti sei affidato ad un, altro, ad un altro big, che è Enrico Brun. Qual è stato il suo lavoro e come è stato appunto confrontarti anche per lavorare sulle sonorità del pezzo? Eh, anche lì, guarda, è stato, è stato tutto una, un incastrarsi di cose che... Che poi quando si realizzano io ero contentissimo perché un nome così per me è, cioè, è, stato, una cioè, è stato bellissimo. E è una coproduzione, quindi noi avevamo già lavorato sul pezzo con, insieme a Cristian Bonato e Max Corona, che, che lavorano con me anche loro dal giorno zero insieme a Francesco, ed è stato quindi una, una costruzione di quel brano. Che poi guarda molto, cioè molto simile alla storia che ti ho detto prima con Piero è arrivato Enrico Brun e l'ha ultimato, cioè è, è stato come un upgrade della, del nostro lavoro che ti fa dire, alla fine quando lo ascolti dici, perfetto, l'ha portato nella direzione giusta, con i suoni giusti e nel modo giusto, quindi poi, poi, cioè io ero, ero contentissimo e, e forse anche per questo che ho anche questo sorriso che dici, perché questo brano qui è stato proprio un... Ah. È stato tutto bello, quindi sono contento. Ma si sente anche quell'idea di, di liberazione? Comunque, si, si sente che comunque è un brano che avevi bisogno comunque di, di proporre, un brano che avevi bisogno comunque di, di sì. cantare, eh, eccetera. Ma tra l'altro, appunto, prima avevi fatto riferimento anche delle, delle, delle esperienze extra musicali. A parte che comunque abbiamo ancora negli occhi il, il lavoro, quello che hai fatto lo scorso anno per aiutare la tua terra durante il momento, il momento più difficile. Però, diciamo che tu non hai mai disegnato appunto. Aiutare gli altri, sei stato recentemente anche in Africa. Sì. Io guarda, non, non lo faccio, cioè, non mi interessa neanche farlo per eh, gli altri, lo faccio cioè, certo. ne nel senso no, che non, non voglio essere frainteso, lo faccio per me stesso, perché è una cosa che ho dentro. Certo. E quindi poi la, la conseguenza è quella di aiutare gli altri. Io non lo faccio per gli altri, nel senso che non ho bisogno di essere eh, al centro per quella, per quella cosa che faccio. Non mi interessa, io la faccio perché. Sento che è giusto farla e quindi la faccio. Certo, certo, ma dal punto di vista proprio umano, quanto arricchisce, diciamo, un'esperienza di questo di questo tipo? E quanto, invece, in qualche modo può dare, come dire? Eh, può essere anche difficile, perché comunque vedere determinate situazioni per un animo sensibile come può essere il tuo, che è quello di un cantautore, allora è, è, è difficile perché non, non è facile, sicuramente. E... Però a livello di, cioè, di arricchimento ti assicuro che non si può spiegare a parole. Cioè, io ti potrò sempre dire eh, è stato fantastico, eh, è stato bello vedere scambiarmi con un'altra cultura, però a parole è veramente difficile perché finché non le vivi le cose, eh, sì, cioè, te lo posso raccontare, però è una cosa che va fatta. E infatti io invito tantissime persone che mi seguono. Che dicono, ma come hai sta a prendere coraggio a partire, magari andare in una situazione così diversa, stare così tanto tempo, bisogna farlo, e perché poi torni indietro che sei pieno, totalmente pieno e cambiato, quindi beh, certo. è, è da fare. Io immagino che questa esperienza di vita comunque entrerà anche nelle, nelle nuove canzoni. Sì, assolutamente, già è entrata, eh, sì. e quindi, quindi sì, sì, perché poi, come ti dicevo prima, rilacciandomi, cioè parlo di me. Parlo delle cose che ho vissuto e quindi tutto fa brodo, diciamo. Qui in Romagna, assolutamente, assolutamente. Ma tra l'altro, invece, qualche mese fa, a proposito di coraggio, ma cambiando completamente il discorso, cercando di alleggerire, eh, ti sei anche lanciato come paracadute. <ride> assolutamente sì. Un'altra cosa che consiglio di fare, per molto liberatoria come, come, come esperienza. Ma perché avevi bisogno di liberarti da esattamente da cosa? Perché avevi parlato, in quel caso avevi scritto su Instagram che appunto c'erano stati dei momenti belli e altri meno belli, ma quanto sono legati alla musica questi momenti, diciamo, un po' meno belli? Beh, si eh, eh, entra in delle situazioni, credo, eh, alcune volte, quindi qualcuno passa, cioè ho, ho passato un momento negativo, c'è cioè, chi lo affronta in un modo, io mi sono un attimo chiuso e quindi eh, è stato un periodo dove magari vedevo tutto nero e quindi ho, ho detto scusa ma te non sei così non sei una persona che vede tutto nero, datti una svegliata e quindi ho fatto queste cose un po' liberatorie come lanciarmi in paracaduto oppure pre prendere partire per l'Africa ho fatto un po' di cose così, un po' matte <ride> ci sta, ma musicalmente... Delle ma musicalmente oggi chi è Cricca? beh io sono quello che... Che sono, cioè, non sono cambiato. Nel senso, mi sento migliorato e sì, ho, ho migliorato molte cose. Però sono sempre il ragazzo di 19 anni che è entrato nella scuola di amici due anni fa. Quindi sono sempre quella persona lì che adora la musica, adora la vita. Solo con un po' di consapevolezza in più sto crescendo. Quindi anche a livello umano sto, sto capendo delle cose della vita in più che non fanno mai male. Eh, però a livello musicale, sì, sono. Sono quella persona lì, sono un, un cantautore, appunto, un cantante che scrive e, e che, a cui gli piace molto cantare e che racconta della sua vita in, in modo naturale. Sì, assolutamente. Eh, questo, appunto, credo che sia un altro dei punti di forza di quello, che è, di quello che è il tuo percorso. Ma se dovessimo rincontrarci fra un anno, quale traguardo ti piacerebbe avere raggiunto? Beh, eh, allora, uno sicuramente potrebbe essere quello del disco d'oro. Un disco d'oro mi, mi piacerebbe appendermelo in cameretta, mi farebbe proprio piacere. E poi un altro obiettivo è l'Ariston, che, che credo ci accomuni un po' a tutti noi cantanti. Cioè, calcare l'Ariston il prossimo anno sarebbe un grande sogno. Però era un sogno anche entrare amici un paio di anni fa, quindi, quindi... non si sa mai. Io, io mi, mi impegno per questo. Certo. Ma tra l'altro quest'anno a Sanremo diciamo che hai fatto una capatina per sì. come dire giusto per, per prendere. Sono stato in zona. Sono eh. stato in zona, ci sta giusto che prendere le misure. Senti, come ultimissima cosa, ti chiedo di mostrarci il mare a questo punto, perché ce l'hai alle spalle. Eh certo, eh. guarda, vi faccio rosicare un po'. Ti fai però, rosicare un po'. però Mi mando eh, un saluto da qui. Eh beh Questa è una meraviglia. Grazie mille davvero, buona musica, a presto! Beh, grazie a te, Simone e buona vita.